San Marco inondata e danneggiata, a Venezia, dove la cripta e la basilica sono state completamente sommerse nel momento di picco della marea, quando l'acqua ha sfiorato il 1,90 m a causa dello scirocco, a livello della pavimentazione si è superato il metro d'acqua. Alla distesa di danni tutti ancora da conteggiare fanno eco i problemi di chi abita la città lagunare. L'acqua alta è una grossa e grande attrazione per i turisti. Tutte le persone si divertono, solo che è un grosso problema per i veneziani, come la nostra casa è a piano terra e dunque ogni volta che l'acqua alta viene su, la nostra casa si bagna. Alle dichiarazioni degli abitanti fanno da controcanto quelle dei turisti. L'arte è ancora più bella sotto la pioggia, è certo una bella esperienza. Ma la marea ha fatto anche una vittima, un anziano di 78 anni che nell'isola di Pellestrina è rimasto fulminato per un cortocircuito